17 agosto 2017. Terrore a Barcellona. Un furgone investe i pedoni sulla Rambla, uccidendo 16 persone e ferendone più di 100. Colpire il capoluogo catalano, al di là della comodità logistica, è la città con la comunità islamica più folta del paese, snodo nel transito dal Nord Africa alla Francia, svela l'intenzione jihadista di colpire le mete preferite del turismo culturale occidentale e conferma come la minaccia sia indipendente dall'estensione territoriale dell'ISIS. Il primo attentato ha luogo nel pomeriggio con un furgone lanciato sulla folla, il secondo attorno alla mezzanotte con un'auto scagliata sui passanti. Tra le vittime due italiani. Gli attentati erano stati pianificati da un'unica cellula composta da 13 terroristi guidati dall'imam marocchino Abdelhaki Essati, morto poche ore prima dell'azione sanguinosa durante la preparazione di alcuni ordigni esplosivi. La stessa cellula, sgominata e processata poche settimane dopo, stava preparando un attacco contro la Tour Eiffel.